si sarebbero resi protagonisti di liti, aggressioni e violente risse, durante una delle quali addirittura sarebbero volati in aria tavoli e sedie in un locale, seminando il panico nel centro storico aretino. Adesso 6 giovanissimi, di cui uno minorenne, sono stati identificati e denunciati all'autorità ordinaria e minorile, dovranno rispondere di rissa, danneggiamento e percosse in concorso. Il primo episodio risale al 18 dicembre, la miccia che avrebbe scatenato la violenta rissa sarebbe stato un banale diverbio avvenuto all'interno del bagno di un locale. A seguito di uno spintone involontario ricevuto, uno dei ragazzi poi denunciati avrebbe cominciato ad inveire contro un coetaneo e avrebbe poi chiamato in aiuto un gruppo di amici per regolare conti. A quel punto la situazione sarebbe diventata incandescente. Il gruppo di ragazzi avrebbe anche spintonato il titolare e gli addetti della sicurezza che tentavano di sedare la rissa, poi l'arrivo delle forze dell'ordine e la fuga dei ragazzi. Adesso sono stati individuati e denunciati dalla squadra mobile della questura di Arezzo. Alcuni di loro avrebbero anche partecipato alla violenta aggressione nei confronti di un 60enne che si era consumata qualche settimana prima in piazza Sant'Agostino. Sono in corso adesso ulteriori indagini volte a risalire a responsabilità penali di questi giovani in relazione ad altri episodi simili avvenuti a cavallo tra la fine del 2022 e l'inizio del nuovo anno. È stata una mattinata di pioggia intensa e di allagamenti anche nell'Aretino. L'ondata di maltempo che sta interessando la Toscana ha infatti colpito anche la provincia di Arezzo. Una delle zone più interessate è quella di Rigutino, dove le strade si sono riempite d'acqua. Situazioni simili a Palazzo del Pero, Albagnolo, Chiani e Rigutino. Oltre il secondo livello di guardia invece il torrente S a Foiano. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco, altrettanti gli interventi per allagamenti di strade scandinavi a causa del forte maltempo, massimo poi l'impegno della racchetta sulle strade della provincia di Arezzo. In queste ore siamo stati in tanti punti critici, più che altro sedi stradali invase dalle piogge forti. Le prossime ore molto dipenderà dall'intensità delle piogge in una settimana che di per sé era già stata data come critica. Il pericolo potrebbe essere un innalzamento delle soglie dei fiumi, dei torrenti. Sì, esatto, siamo proprio qui nel canale maestro della Chiana, alle nostre spalle c'è un teleidrometro con il quale noi monitoriamo i livelli dei fiumi e dei torrenti delle nostre zone. Le prossime ore, specie complice anche tutta la pioggia che è venuta in Val di Chiana, saranno da tenere quantomeno sotto controllo. Al momento non ci sono grossi disagi però per le abitazioni, fortunatamente. Fortunatamente no, ci siamo fermati ad un passo da situazioni ben più gravi. Non si fermano gli effetti della perturbazione nord-atlantica che sta attraversando la regione toscana. Oltre a pioggia e vento, adesso in arrivo anche la neve, prevista per mercoledì 18 gennaio a quote di alta collina e montagna. La sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un'allerta con codice giallo per neve che interesserà tutte le zone appenniniche e quelle centro-meridionali dalla mezzanotte fino alle 20 di mercoledì. Occhi aperti quindi in particolare in Val Tiberina e Casentino, ma anche sui rilievi attorno alla città e della Val di Chiana. A 30 metri dalla finestra di casa nostra c'era una pecora che sembrava esplosa da quanto l'avevano dilaniata. E guardando bene in giro poi abbiamo trovato un'altra pecora che era stata sgozzata però non mangiata e un altro, il maschio, che me l'avevano sventrato giù nel campo di sotto però non l'avevano mangiato neanche lui. 3 pecore uccise dai lupi a Rigutino, a circa 800 metri dalla statale, attorno alla campagna ma dove ci sono numerose abitazioni. Alberto, Carolina e Margherita, così si chiamavano i 3 esemplari, si trovavano a pochi metri da una casa. Queste pecore le tenevamo lì perché ci tenessero pulito l'appezzamento, non erano destinate all'alimentazione e per noi erano animali domestici come un cane, come un gatto, quindi dover vedere uno spettacolo del genere è stato devastante, anche perché siamo in una zona abitata, abbastanza abitata, e fino a un po' di tempo fa queste cose qua non succedevano. I lupi si sono moltiplicati, sono sempre di più e nessuno fa niente per correre ai ripari.
I residenti della zona adesso hanno paura e chiedono un intervento. Gli ultimi avvistamenti proprio in un parco dove sono presenti anche giochi per bambini. Alle 8 di mattina di lunedì, settimana scorsa, c'erano due lupi che giravano in mezzo a queste case. E la domanda è, in questi parchi, quest'estate, quando ci saranno i bambini magari a giocare, se un lupo se lo fa il problema, se quell'affarino da 30 kg è un cane o un bambino? Io non lo so. Spero che non succeda niente, però qualcuno la responsabilità se la deve prendere di questa decisione. Da Policiano a Frassineto, da Rigutino a Vitiano, i cittadini temono per se stessi e per i propri animali. Passano di giorno davanti alle case. Io che andavo sempre a camminare, sinceramente ho smesso, perché comunque c'è un po' di timore, ma perché semplicemente è un animale che comunque la sua natura è quella. Ah, le famiglie comunque ha fatto danni, chi ha animali, recinti, non siamo più liberi di fare una passeggiata né da soli né tantomeno con il cane, assolutamente, perché comunque vengono poi braccati. Quindi la nostra richiesta, come le mail che abbiamo già inviato alle regioni, sono semplicemente di catturarli e portarli nei loro habitat. Nessuno ha mai chiesto che vengano abbattuti. A breve nascerà anche un comitato. Non è tanto per i danni o roba del genere, ma è soltanto per la privazione della libertà in questa zona. Ci deve essere innanzitutto una richiesta dematerializzata sempre di un ciclo di cura, di terapia. Quindi non è la richiesta di trasporto sanitario che faccio, ma è la richiesta della prestazione sanitaria. Trasporti gratuiti nei luoghi di cura per le persone in difficoltà socio-economiche, tutto con soglie d'accesso legate all'ISE e solamente con ricette digitali. Queste le nuove norme decise dalla Regione Toscana. Ci sono una serie di voci che devono essere definite, sono state definite da queste linee guida, in cui la persona, per esempio, vive da sola, oppure vive con un disabile, o vive con una persona anziana, ha parenti fino al terzo grado addirittura che stanno sopra i 50 km, oppure è impossibilitata a prendere mezzi pubblici o non può usare la macchina. Ecco, queste sono le linee già definite. Due di queste voci mi definiscono una condizione di richiesta. Per richiedere i voucher si dovrà compilare un'autocertificazione e il 10% delle domande sarà sottoposta a controllo e verifica. La persona deve essere individuata in classi di ISEE, quindi di reddito economico, diciamo che va da sotto i 9.000 euro a un massimo di 18.000 euro, con delle gradazioni che poi sono riportate in questo modello. Il servizio potrà essere richiesto solamente con la ricetta elettronica. Chi non ha capacità, diciamo, di utilizzare grandi o comunque delle difficoltà a utilizzare questi sistemi online, può comunque accedere nei nostri punti CUP, dove il personale è già stato informato. Dalla piattaforma ci rendono un numero, un codice, che il cittadino, questo è il voucher, questo numero, il cittadino può spendere in questo momento solo con le pubbliche assistenze, Croce Bianca Misericordia e con la Croce Rossa. AISA Impianti questa mattina ha presentato il progetto Bosco Fratino. Sì, il nome è chiaramente evocativo delle foreste casentinesi e della riserva integrale del Sasso Fratino, una delle più belle del mondo. E il ricordo di quella, diciamo, l'ispirazione di quella bellissima realtà naturalistica viene trasportato, guarda caso, a margine di un impianto di recupero integrale con la piantumazione di nuove specie arboree con una mixité opportuna in modo da rendere anche interessante il percorso pedonale all'interno di esse. Ovviamente lo svago e la ricreazione è uno scopo secondario, lo scopo principale è quello, attraverso le specie arboree, di catturare anidride carbonica attraverso la funzione clorofilliana. I conti, di cui poi vi parleranno Presidente e Direttore, sono particolarmente interessanti. Si produce ossigeno e si sottrae anidride carbonica, quindi l'impronta netta di questo nuovo bosco è assolutamente negativa rispetto al sistema emissivo. A dimostrazione ancora una volta che AISA Impianti si preoccupa in maniera determinante delle questioni di tipo ambientale. Ecco, quindi un rispetto per l'ambiente che avete sempre dimostrato con tante iniziative.
Sì, in questo caso questo primo step di 8 fornirà l'ossigeno necessario a soddisfare circa il bisogno di 20 persone. Sembra poco, però è il primo step di 8 e quindi si va nella direzione proprio della mitigazione del microclima ambientale, della diminuzione della temperatura e anche quella volontà sempre di fare una sorta di didattica nei confronti delle scuole che troveranno qui tutto un percorso con una serie di tabernacoli che gli racconteranno appunto delle nostre foreste casentinesi. Direttore, i tempi sono stretti, si parla dell'inaugurazione nella prossima primavera. Assolutamente sì, a fine primavera sicuramente avremo l'inaugurazione dell'intero Bosco Fratino, di questa parte che abbiamo iniziato, a cui poi ne seguiranno successivamente anche altri. Ci sono quattro invenzioni che hanno cambiato il mondo, l'hanno reso migliore e hanno reso più felice l'uomo, che sono l'invenzione dell'elettricità, l'invenzione della radio, l'invenzione del telefono e il motore. Ha spento 25 candeline Arezzo Classic Motors, la mostra dedicata alle due e alle quattro ruote d'epoca, il più atteso del centro Italia, nonché tradizionalmente il primo appuntamento italiano del settore. Presente infine anche uno spazio dedicato ai mezzi agricoli. Inizialmente si avvicinano per la curiosità, dopo però noi cerchiamo di coinvolgerli e qualche volta li placchiamo proprio, perché abbiamo bisogno dei giovani. E devo dire che una volta entrati però dopo sono in grado di sviluppare anche culturalmente quello che è quelle che sono le nostre tradizioni e il nostro credo. Qui io ho eccolo qui, il Gagliardetto, che è il CAMAE, noi siamo il CAMAE, Club Amatori Macchine Agricole d'Epoca, e qui c'è scritto Motor Est Vita. Perché sarebbe Motus Est Vita, che era un motto di Aristotele, ma non l'abbiamo cambiato e è diventato Motor Est Vita. Come per esempio noi stiamo studiando un altro, sempre partendo dalla tradizione latina, Tractor Fortitudo Mea. Il trattore è la mia forza e questa è la forza dell'umanità anche, eh? Questo veramente va propagandato, va promosso. Avete dei mezzi che sono anche assolutamente rari. Sì, come per esempio qui dietro il motore testa calda. Il motore testa calda ha avuto un successo in Italia perché era a basso costo ed era un qualche cosa di musicale. Le nostre campagne senza il motore testa calda non sarebbero state quelle che sono. E noi abbiamo preservato proprio e salvato queste macchine, questi motori dalle fonderie, perché c'è stato un momento dove il motore a testa calda era considerato zero, quindi era praticamente da fondere. Ecco, io fra questi, un merito che ha avuto il CAMAE è stato quello di preservare i motori a testa calda. E poi tra l'altro anche all'esterno avete allestito un angolo molto particolare dove cercate anche di rianimare i motori che hanno ormai tanto, tanto tempo. Ecco, questa è una cosa emozionante perché lo può capire soltanto chi ci lavora, l'appassionato, perché veder ripartire, rimettere in moto un motore fermo da tanti anni che era stato abbandonato è una cosa veramente incredibile, è un'emozione che non si può descrivere. Valerio! L'avete torturata! No! Errore! Incomprensione! L'avete legata! Ma non stretta! Questi segni! Non siamo stati mai. Al Teatro Virginian di Arezzo, la prima nazionale di Gramsci, la nuova produzione targata alla Fila Soccola, che vede come protagonisti Daniele Marmi, Guglielmo Favilla e Paolo Cioni, uno scoppiettante trio di attori da anni nel cast dei Delitti del Barlume. È una satira un po' abbastanza nichilista di un aspetto politico che pian piano si va sempre più verso una forma di perdita completamente di ideali, e abbiamo preso questa icona del Partito Comunista che è Gramsci, inserito poi in un contesto borghese. E abbiamo deciso di accoglierla nella nostra famiglia. Non ci credo. Ma è vero! È vero, eh!
Tu cosa ne pensi? Un testo contemporaneo ed irriverente che dà vita ad uno spettacolo dai ritmi comici serrati, liberamente ispirato a Ivona, principessa di Borgogna. E c'è questo ricco figlio ereditiero di una famiglia molto borghese che si innamora di questa donna, e questa donna appunto in modo surreale, questa statua di Gramsci. Baciatela! Fatelo se siete sinceri! Certo! Certo, certo. Mi dispiace, cara. No, caro, è tua figlia adesso. Prego, papi. Ecco. Ti dispiace, Petra, sì. È particolare, non è bella a vedersi, quindi insomma non è proprio il massimo, però è una roba, devi per... far vedere che veramente ami questa statua devi fare un po' più di fatica piuttosto che innamorarsi di una donna normale in carne ed ossa, ecco, quindi insomma, poi non è nemmeno fantastica a livello nasale, però bella ragazza, insomma. Grazie amici.